Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi 7 gennaio 2019 mi trovo qui a San Giacomo degli Schiavoni, un paese, un piccolo paese del Molise, che ha una comunità di circa 1400 abitanti, e sono qui per un evento veramente bellissimo, straordinario. Finalmente la riapertura dell'edificio scolastico. Questo edificio scolastico che era stato considerato inagibile, quindi gli alunni si sono dovuti spostare altrove per alcuni anni, e grazie alla tenacia dell'amministrazione comunale, grazie agli abitanti che hanno creduto nella scuola di questo paese, finalmente oggi riapre le porte. Quindi siamo qui per questo evento. Malgrado la pioggia, malgrado anche il freddo che è abbastanza pungente, ci avviamo verso l'edificio scolastico per mostrarvi questo edificio solido in quanto i nostri bambini devono stare qui al sicuro. Seguiteci, sarà senz'altro interessante. Grazie. Ci troviamo proprio qui davanti all'edificio scolastico. Io francamente mi sento un po' emozionata, perché proprio su questo posto una volta sorgeva il vecchio edificio, che è stato abbattuto e ne è stato ricostruito uno più forte, uno antisismico, proprio per la sicurezza di questi ragazzi. Qui si sentono le voci e noi stiamo per entrare. Gianni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio fonte di sapienza, il Verbo fatto uomo, Cristo Signore, e lo Spirito di verità sia con tutti voi. Dio, Signore di tutte le scienze, per molteplici vie ci conduce ad acquistare quella profonda conoscenza della verità rivelata che ha il pieno compimento nel suo Figlio fatto uomo per noi. Ogni genere di scienza e dottrina che si offre all'indagine della mente umana
deve avere come approdo la scoperta della verità e l'incontro adorante con Dio, principio e termine di tutte le cose. Imploriamo dunque su quest'opera, che ha il compito di ricercare, apprendere e diffondere la verità, l'abbondanza delle divine benedizioni perché educatori e docenti insegnino ad unire in armoniosa sintesi il sapere umano e la sapienza evangelica, e i giovani allievi siano messi in grado di custodire nel cuore la vera fede e di professarla nella coerenza della vita. Preghiamo in modo particolare perché gli alunni avvertano nei loro insegnanti la presenza di Cristo Maestro e, resi più maturi attraverso l'apprendimento delle scienze umane e divine, siano idonei a illuminare e aiutare i fratelli che incontreranno nel cammino. Diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente, fonte di ogni benedizione, illumina e proteggi docenti e alunni di questo istituto, che ha come scopo la formazione della gioventù nel progresso delle discipline scientifiche e della cultura umanistica, perché, guidati dalla parola di verità, seguano i tuoi precetti e con tutta l'anima aderiscano a Cristo, Maestro e Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi tutti e rimanga sempre. Pregato di salutarvi e di rappresentarvi il suo rammarico non poter essere qui, e le condizioni di salute attualmente non gli permettono di poterci essere, per precauzione più che per altro, per non compromettere il prosieguo della cura che sta seguendo. Ma comprendete come per un parroco non essere presente in un momento così bello, così intenso, così importante, sia un dispiacere che vi comunica, perché possiamo insieme apprezzare e accompagnarlo, continuare ad accompagnarlo con l'affetto. Questo ha permesso a Costanzo di chiedere a me di essere qui. Comprendete quanta gioia, soddisfazione e commozione ci possa essere nel mio cuore, nella mia mente in questo momento, quando ricordo molto bene che quando ero un sacerdote giovanissimo venivo proprio in questo luogo, e compreso lui e tutti gli altri scendevano dalle aule, venivano qui giù per cantare, per fare i giochi e prepararci a tante altre realtà che poi abbiamo vissuto e condiviso in questo paese, che ovviamente fa parte dei miei ricordi più cari. Cosa dire? Una scuola secondo me come un'incubatrice, perché nell'incubatrice c'è il futuro di ciò che deve uscire dalle uova, e in una scuola c'è il futuro della società, in una scuola c'è il futuro della società civile, della società ecclesiale, della comunità, e prendersi cura e mettere sotto protezione la fascia debole della gioventù è un senso di grande responsabilità, di premura e di attenzione nei loro confronti, e questo va scritto a merito di chi se n'è preso cura e di chi continuerà a fare questo. La scuola è un luogo in crescita, è un luogo dove le menti
devono essere nutrite, si devono espandere, ma dove si imparano anche le prime relazioni, quindi la scuola è maestra di vita. E allora non possiamo che augurare a tutti i bambini, ai genitori, ma anche al corpo docente, non tanti auguri, e ringraziare l'amministrazione per quanto, con tutte le collaborazioni che ha ricevuto, ha reso presente e permette oggi di poter inaugurare. Grazie e tanti auguri. Buongiorno a tutti innanzitutto. La scuola è uno dei luoghi dove i bambini trascorrono la maggior parte del loro tempo. L'ambiente sviluppa e consolida il senso di appartenenza alla comunità, crea legami, momenti di integrazione, di relazione, di apprendimento, di crescita. Ricercare il benessere nello spazio scolastico diventa elemento di qualità pedagogica. Ed è proprio per questo che deve essere salubre, funzionale, accogliente e sicuro. Negli ultimi 8 anni, nonostante tutto, siamo stati comunque scuola, ma da oggi, per i nostri bambini, per le insegnanti e per il personale, questa nuova struttura diventerà finalmente la nostra casa. Oggi, 7 gennaio 2019, siamo i protagonisti dell'inizio di una nuova storia. Finalmente si sono aperte le porte del futuro. Questa scuola è rassicurante e confortevole. È come una calda coperta. Con questa scuola moderna e antisismica diventeremo un esempio da imitare. Tutti conosceremo San Giacomo degli Schiavoni e verranno a formarsi da noi. Noi siamo già nel futuro. Questa scuola è come un vestito nuovo da indossare, desiderato a lungo. Grazie per aver realizzato questo sogno. Sono felice di poter frequentare questa nuova scuola, ma nello stesso tempo provo un pizzico di invidia per i miei compagni che potranno godere di questi spazi più a lungo. L'anno prossimo dovrò frequentare le scuole medie. Sarebbe un sogno poter continuare il mio futuro scolastico ancora qui.
coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto e in primis al nostro sindaco della Porta Costanzo. Benvenuti a tutti, siete tanti, forse ci voleva una scuola più grande. No, ma ci basta pure così. Ci sarebbe tanto da dire e tante persone da ringraziare. Cercherò di non dimenticarne nessuno, perché quando si realizza un'opera così importante ci vuole la collaborazione veramente di tante persone, è un processo lungo. Oggi intanto devo ringraziare i presenti, innanzitutto dall'assessore regionale Vincenzo Niro, il sottosegretario della Giunta, la presidente della Giunta Pittino Pallante, i consiglieri regionali Gianluca Ceparatti e Nicolo Magnolo, la vicepresidente Ricca Flora che vedo lì, i rappresentanti istituzionali dei carabinieri, dei vigili del fuoco e della misericordia. Quando in un paese muore una scuola è un paese destinato a morire, noi oggi invece certifichiamo che San Giacomo è destinato a vivere. Tanto per cominciare. Dopo 8 anni si finisce un calvario per la nostra comunità. E davvero devo ringraziare in questo breve discorso che farò, cercherò di non dimenticare nessuno, tutti coloro i quali ci hanno dato una mano in 8 anni. Questa scuola è passata per 3 amministrazioni comunali e altrettante amministrazioni regionali. Abbiamo tribolato, però siamo contenti perché finalmente abbiamo tolto da una situazione di precariato i nostri alunni e le maestre, da un centro sociale che però dobbiamo riconoscere ha consentito a questi bambini di non andare a finire nei container. Il percorso però il percorso scolastico era giunto a termine, era necessario fare la scuola nuova. Oggi per San Giacomo è un giorno di festa, è inutile dirlo, e in un paese così medio piccolo come San Giacomo la scuola è il primo e il più importante tassello da mettere per mantenere ferma una comunità. Senza la scuola una comunità muore. Oggi invece per noi è una nascita, è un nuovo futuro per i nostri bambini. E allora io intanto voglio ringraziare prima di tutto, siccome abbiamo corso in questi ultimi giorni per assicurare oggi l'apertura, in tempi ordinari questa scuola non si sarebbe dovuta aprire oggi. Abbiamo corso perché non potevano più stare dove stavano i bambini. E questo devo ringraziare innanzitutto l'impresa De Curtis che vedo fuori, che ho sistematicamente tentato ai limiti dello stolting pur di veder realizzata, hanno lavorato anche il 31 dicembre. Devo ringraziare i papà e le mamme, quelli che hanno dato una disponibilità del tutto volontaria ad aiutarci a fare il trasloco e a pulire la scuola, perché anche questo è senso di comunità. Una comunità si fonda anche su questi piccoli gesti. Bene, partiamo però, consentitemi 5 minuti, partire un po' dall'inizio. E mi ricordo, era giugno del 2016, anzi un po' più in là, quando cominciavamo a parlare della scuola, di come dei vari problemi che ci sono stati, io contattai subito dopo il terremoto di Amatrice la regione Molise, un funzionario in particolare, oggi non c'è ma idealmente con noi, e l'abbraccio idealmente, la dottoressa Michelina Litterio, che si è comportata per San Giacomo non da funzionario della regione ma da mamma, perché quando andammo io, la segretaria comunale e Michelantonio Perrotta a dire guardate che San Giacomo ha perso 140.000 euro, che erano i vecchi soldi della protezione civile, erano stati persi. Però non è giusto che la regione non ci ridia. Lei mi guardò in faccia e disse, sindaco, quando è caduta la scuola ad Amatrice io ho pensato a San Giacomo, preparerò io stesso la delibera e devo ringraziare l'allora giunta regionale perché in una settimana San Giacomo, il 30 settembre, ebbe i soldi e oggi questa scuola è stata realizzata grazie a quell'ulteriore finanziamento, senza di quello non ci sarebbe stata oggi la scuola, quindi grazie alla dottoressa Litterio e per essa grazie alla regione Molise. Noi abbiamo trovato un'altra sponda importante, dall'impresa De Curtis, perché inizialmente, contrattualmente, questa scuola doveva essere realizzata in 560 giorni. L'impresa ha ridotto a 400 i giorni contrattuali, ci ha fatto recuperare tanti mesi.
Ed è un miracolo che in un anno e mezzo, a giugno 2017, a oggi, questa scuola sia stata realizzata. Grazie Nicola a nome di tutta la comunità di Caggiano. Hanno partecipato, ovviamente hanno collaborato tante persone, a cominciare dai tecnici della prima fase, il progettista Mastrangelo, Michele Mastrangelo, il geologo Ursino, il responsabile della sicurezza Emilio Romano, per passare poi ai tecnici della seconda fase, chi ha curato la direzione dei lavori, l'ingegner del gesto, l'architetto Maria Flocco, chi ha curato la parte dei collaudi, l'ingegner Traglia, l'ingegner Marinaro, e chi ha assistito invece insieme alla regione Molise, ha seguito tutto l'iter burocratico, quindi il RUP, il grande amico Rotta, e l'assistente al RUP, l'ingegner Barbara Magnacca. A tutti loro un grazie, perché davvero sono stati veloci nelle carte, così come l'impresa è stata veloce nella realizzazione. Carte e cemento sono andati di pari passo. Oggi noi consegniamo una scuola che è all'avanguardia per i livelli di antisismicità, addirittura aggiornata per certi versi al DM 2018. Potrà servire questo certamente, e lo dico senza alcuna polemica perché oggi è un giorno di festa, a scongiurare quella emorragia di famiglie che poi portano i figli ovviamente in una scuola più sicura. Il centro sociale purtroppo si prestava, era una situazione di precariato. Oggi però non ci sono più scusi, i bambini di San Giacomo restano a San Giacomo. Magari facciamo venire qualcuno da fuori a San Giacomo, perché negli altri paesi non hanno la scuola di San Giacomo. Albergo anche il micronido per la prima volta. Questo consente anche alle famiglie giovani di portare i bambini piccolini a San Giacomo, che ha problemi di lavoro e quant'altro. E questo, diciamo, questa nuova iniziativa dell'amministrazione si sposa con un'altra, la riapertura dei bandi della zona PEP, che sono collimanti, perché il micronido si rivolge alle famiglie con figli piccoli. La zona PEP, la riapertura dei bandi, consentirà di investire nelle giovani coppie comprando terreno ovviamente a prezzo popolare e avendo un abbattimento sugli orari di urbanizzazione. Questo è un altro incentivo alle giovani coppie a venire a San Giacomo per far crescere ovviamente anche, oltre che demograficamente il paese, ma anche la comunità scolastica. Sono sforzi che spero vengano recepiti da San Giacomo e anche dai paesi limitrofi a San Giacomo. In questo percorso che è durato 2 anni, ripeto, davvero ci sarebbe da ringraziare mezzo mondo. Innanzitutto ringraziamo chi ha creduto in questa scuola, anche in situazioni difficili, e mi riferisco ovviamente alle famiglie di San Giacomo. Questa scuola rappresenta protezione, e allora voglio dedicarla effettivamente a chi fa della protezione verso i suoi figli la sua ragione di vita. Questa scuola la dedichiamo alle mamme di San Giacomo, a tutte le mamme di San Giacomo, perché se oggi noi abbiamo raggiunto questo obiettivo è anche grazie alla loro tenacia, che ci ha spinto tanto di più ad accelerare i tempi. Non posso non ricordare però anche i ragazzi della mia squadra, la giunta e il consiglio. Quando parlo di tutto il consiglio comunale, maggioranza e opposizione, perché anche l'opposizione non ha mai fatto mancare il suo sostegno in tutte le vicende che riguardavano questo edificio scolastico. La cosa più bella, se mi chiedete qual è la cosa più bella di questa giornata, è il sorriso dei figli che avete visto prima, quella è la cosa sicuramente più bella. Vederli scorrazzare nei corridoi, nei lunghi corridoi di questa scuola, ci dà intanto il senso di quello che abbiamo fatto, del percorso che abbiamo fatto e del risultato che abbiamo raggiunto. Oggi il sorriso di quei bambini è per noi amministratori il senso compiuto che abbiamo fatto fino in fondo il nostro dovere di amministratore. Grazie. Viva San Giacomo! Certo. Buongiorno a tutti. Intanto mi premeva spiegare l'assenza della dirigente scolastica, ma per motivi di salute, e quindi sono qui anche per poi riferire di questo grande momento di gioia di questa mattina. Io non voglio ripetermi, mi è venuta solo in mente una cosa: accade proprio questa apertura dopo il periodo del Natale.
Io ricordo ai miei tempi i genitori di solito se volevano fare un regalo un po' più duraturo, no? Aprivano i libretti di risparmio. Ma oggi non so se ne vale la pena. Qualcuno invece oggi ha voluto su questi bambini investire sulla cultura, perché la scuola è cultura, la scuola è vita, quindi è un regalo che dura una vita, perché parliamo di educazione permanente, parliamo di una scuola che unisce una comunità, l'avete dimostrato non solo stamattina, io ho saputo del vostro impegno, del sindaco in prima persona, durante gli spostamenti, e quando una comunità si stringe così forte di fronte alla scuola, alla cultura, vuol dire veramente, senza volerci ripetere, che crediamo in questo grande investimento per i nostri figli. Noi come dirigenza vi diciamo subito, io ho sempre detto che alle colleghe qui di San Giacomo abbiamo sempre chiesto molto. Perché chiedere i laboratori, chiedere di fare i PON, chiedere di fare progetti innovativi o didattica innovativa, nella situazione in cui si era prima, veramente chiedevamo tanto, eppure è stato fatto, perché è stata scuola anche quella al di là. Oggi abbiamo creato semplicemente una situazione di benessere per i nostri ragazzi e per le nostre insegnanti, e quindi adesso non so se gli farà piacere, ma partiremo subito alla grande, perché c'è un PON approvato e abbiamo pensato anche a San Giacomo, per cui un PON che farà anche San Giacomo qui con i vostri bambini, e credo che questo sia proprio una partenza bella. Va bene, ringrazio tutti anche a nome del dirigente. Grazie. Io volevo ringraziare anche la presenza del sindaco di Medaglia, del collega Roberto Di Parto, che ci ha anche onorato di un piccolo pensiero. Grazie Roberto. Intanto buongiorno a tutti, e oggi ovviamente una giornata meravigliosa per San Giacomo, proprio alla ripresa delle attività scolastiche, delle festività natalizie, finalmente i bimbi rientrano in una scuola sicura, quella scuola che per lunghi anni l'amministrazione comunale ha inseguito con tante traversie e che oggi finalmente viene riconsegnata alla comunità di San Giacomo, ma soprattutto ai bimbi e alle loro famiglie, perché un genitore che lascia e consegna il bimbo nelle mani del corpo docente la mattina lo riprende nel pomeriggio probabilmente, e quando sta nei luoghi sicuri sicuramente loro stanno più sicuri di tutti. Perdonatemi e consentitemi di portare i saluti del Presidente. Oggi sapete, perché avete seguito, siamo un assessore senza deleghe, ma sono stato autorizzato e delegato dal Presidente a poter portare i saluti e anche le scuse, perché in questo preciso momento stanno ragionando su un altro tema importante, che è il documento di programmazione che viene a qui a breve ad essere vagliato dalla Giunta futura e dal Consiglio regionale. Quindi i suoi saluti e la testimonianza che abbiamo fatto tanto a fianco dell'amministrazione, faremo qualche altra cosa, perché il sindaco non si è limitato soltanto a dire ok, abbiamo aperto la scuola, ma vuole che venga completata, e venga completata nei modi giusti, anche per quei riferimenti al decreto legislativo del 2018 di adeguamento, e quindi a breve ci sarà, nelle prossime, io credo, giorni, nei prossimi giorni, un'ulteriore assegnazione di fondi per circa 80.000 euro, che è al vaglio del Presidente Toma, e che sicuramente consentirà a questa scuola di completare definitivamente l'obiettivo di diventare il polo di baricentrico per tutta questa comunità. E mi fa molto piacere pensare e aver appreso che un amministratore intelligente, un amministratore capace, un amministratore determinato incomincia a ragionare di poli, perché credo che attraverso
il polo scolastico, il polo sportivo, si riescano a mantenere vive le comunità e soprattutto si riesce a dare quello spirito di sviluppo a quelle comunità dove vengono ospitati. Quindi la nostra presenza qui questa mattina testimonia soprattutto nel campo dell'edilizia scolastica la messa in sicurezza di tutto il patrimonio scolastico, laddove ovviamente ci sono progetti ancora da mettere in campo. Siamo tra le prime regioni d'Italia che può annoverarsi in tema di sicurezza sulle scuole. Ai bambini non li tratteniamo più di tanto, perché credo che hanno una voglia, un desiderio di correre per queste scale e cercare di visitare quella che è la loro nuova sede di cultura, di istruzione, di vita. Tre quarti della giornata loro la vivono in queste aule e credo che al loro corpo insegnante, a cui va il plauso e il ringraziamento da parte di tutta l'amministrazione regionale, perché credo che loro svolgono un compito molto spesso sostituendo soprattutto anche alle famiglie. Grazie veramente e complimenti per questo grande risultato. C'è ovviamente un buffet, quindi non ve ne andate, è piuttosto ricco, quindi approfittatene. Sempre a San Giacomo, vicino a me c'è una mamma, la signora Maria Flocco. Io vorrei chiedere a lei quali sono le sue emozioni, visto che porta qui il suo bambino, e se ha qualche cosa da dire in base alla vecchia scuola. Beh, sicuramente è una giornata di festa, perché questo edificio era aspettato da tanto tempo. Io ho frequentato la vecchia scuola che sorgeva in questo posto e insomma mi ricordo tutti gli anni passati anche con lei, con la maestra, e adesso questo è un edificio nuovo, completamente diverso, ma adeguato ai tempi, alle nuove tecnologie, quindi era necessario un adeguamento, una sostituzione della vecchia struttura. Che cosa vuole augurare a questi bimbi e a tutte le mamme come lei? Beh, bimbi sicuramente di lavorare al meglio in questo edificio scolastico e di crescere insieme ai loro amici, insieme agli insegnanti. E alle mamme penso che adesso insomma le famiglie possono essere più tranquille, essendo una struttura antisismica, che una volta portati a scuola i loro figli, in caso di evento i bambini stanno in un edificio sicuro. Grazie. Vicino a me c'è il sindaco di questa meravigliosa comunità, un sindaco che oltre ad essere brillante attualmente è stato anche un ottimo alunno di questa scuola. Che cosa ci vuole aggiungere dopo tutte le belle parole che lei ha già detto e che cosa si augura per tutti i sangiacomesi? Beh, intanto dovrei aggiungere con rimpianto che ero alunno purtroppo tanti anni fa, vuol dire che tanto tempo è passato, voglio dire. Per i sangiacomesi l'augurio che questa scuola, oltre che a consentire ai bambini di vivere in tranquillità e serenità, in sicurezza, le loro lezioni scolastiche, possano crescere anche demograficamente, che la comunità scolastica di San Giacomo possa crescere,
perché ciò vuol dire che sono arrivate famiglie giovani a San Giacomo, quindi ci sarebbe una crescita per tutta la comunità. E lei si sente quindi soddisfatto oggi? Per un comune come il nostro la scuola è il primo obiettivo. Nel mio punto programmatico, nel mio programma elettorale era il primo punto. Però, ripeto, questa non è una vittoria che va ascritta al singolo. Questa è una vittoria di tutta la comunità sangiacomese, senza distinzioni alcune. E io lo so, i sangiacomesi sono stati sempre uniti, soprattutto ecco, nelle grandi difficoltà. Grazie. Ecco, vicino a me c'è il signor Nicola Della Porta, che è stato anche alunno di questa scuola. Come si sente oggi? Si sente emozionato, si sente felice? Vuole dire qualcosa a questi ragazzi, a queste mamme? Buongiorno a tutti, sono molto orgoglioso sinceramente di stare qui oggi. Ho fatto questa scuola per 5 anni, tutte le elementari, con la nostra maestra. Sono orgoglioso di essere intervistato da te oggi. Grazie. E orgoglioso di far parte di questa comunità comunque, perché San Giacomo deve crescere, ha ragione il sindaco, deve crescere. Questo è uno start-up per le nuove generazioni. Dunque, ben fatto a tutta l'amministrazione e anche alle maestre che hanno veramente lavorato tanto. Spero di ritornare qui a fare dei progettini e di dare il mio sapere ai nuovi alunni della scuola. Grazie, sempre molto molto disponibile. Grazie Nicola, grazie. Vai, vai, oh! Poca soffitto! Ecco, vicino a me c'è la maestra Maria. Lei è la responsabile della scuola dell'infanzia. Ecco, maestra Maria, oggi che questa bellissima scuola, salda, aerosa, spaziosa, confortevole, che cosa vuole dire alla comunità di San Giacomo? Allora, io innanzitutto ringrazio tutte le persone che si sono impegnate affinché si potesse aprire in tempi record questa scuola. Sono più di 25 anni che io insegno qui, quindi mi sento profondamente sangiacomese e legata affettuosamente a questa comunità. Era doveroso donare questa scuola ai bambini, perché la scuola deve essere garante anche a livello di salute, di spazio per i bambini. Una bellissima giornata sicuramente che ricorderemo con molto molto affetto. Resterà nella storia. Ecco la signora Flora Ricca, in veste di vicepreside qui dell'istituto comprensivo. E chiaramente, lo dicevo anche al sindaco, è stata una gioia immensa. Da troppo tempo si aspettava una diversa sistemazione, anche se va detto che è cambiato solo qualcosa in questa giornata, cioè gli spazi che, come diceva lei, sono ampi, sono moderni, sono salubri. E quindi chiaramente abbiamo aggiunto sicuri, senz'altro, e quindi diciamo abbiamo creato un maggior benessere. Non mi sento di dire da oggi si fa scuola, perché
le docenti hanno sempre lavorato anche in situazioni di precarietà, ma scuola c'è stata sempre. Adesso un appello che io voglio fare come direzione è a tutti i genitori, ringraziare quanti anche nella situazione di precarietà hanno combattuto e hanno lasciato i figli a San Giacomo, e questa è una cosa importante. Sarebbe stato molto più facile, come alcuni hanno fatto, portarli a Termoli. Loro invece si sono battuti, hanno lasciato i bambini a San Giacomo perché volevano una nuova scuola per San Giacomo, un nuovo futuro per questa comunità. Quindi ringrazio quelli e speriamo che adesso tutti gli abitanti di San Giacomo capiscano che una scuola adesso anche ben fatta è garanzia di crescita per i loro figli, e che quindi continuino a iscriverli qui, e ci auguriamo, come diceva il sindaco, che possa diventare anche motivo di attrazione per nuove giovani coppie San Giacomo, e perché certamente la scuola era un po' un deterrente, eh? Cioè mi trasferisco a San Giacomo però a una scuola un po' fatiscente, poi non voglio fare questa scelta, li porto precisamente, e quindi vivere a San Giacomo per poi portare i bambini a Termoli a scuola era un disagio, quindi molti hanno anche evitato di vivere a San Giacomo, di trasferirsi a San Giacomo. Sì, cioè nel senso che non sono venuti nuove coppie. Siccome è un bel paese, tranquillo, se offre, offrendo questa opportunità in più adesso, io sono sicura che giovani coppie possano fare veramente di nuovo la scelta di stabilirsi a San Giacomo e quindi di arricchire la comunità non solo di nuovi nati ma anche di nuovi bambini frequentanti la scuola per il futuro. Beh certo, quello senz'altro, la comunità che cresce in questa maniera. Grazie. Io sono la maestra Maria Teresa, lavoro nella scuola primaria, anche io oramai da tanti anni che sono qui a San Giacomo, e quindi ho vissuto un po' sia da bambina io, diciamo, nella scuola che purtroppo, diciamo, è stata abbattuta, però adesso si rinasce a nuova vita, ecco. Quindi lo spirito di oggi è uno spirito di grande gioia, e appunto ci auguriamo che questa bellissima struttura accogliente, calda, luminosa, possa essere il fiore all'occhiello sicuramente di San Giacomo ma anche dei paesi circostanti, ecco. Quindi cerchiamo, noi come ha detto già la vicepreside, abbiamo sempre lavorato e portato avanti dei progetti bellissimi, ma sicuramente con questa nuova struttura abbiamo uno spirito disponibile, aperto a nuovi progetti, a nuove programmazioni, aperte a nuovi orizzonti, ecco. Grazie. Grazie a voi, e con queste parole di buon auspicio, di tanti buoni propositi da parte delle insegnanti, dei genitori, del sindaco e di tutta la comunità di San Giacomo, vi ringraziamo e vi salutiamo. Da San Giacomo è tutto, grazie, buongiorno. Thank you.